Bentornati in questo video tutorial dedicato ad Arcadia 14 e oggi vediamo un'altra funzione di architettura che è il muro per tre punti. Come vediamo qui ho caricato già un disegno bidimensionale di una planimetria di una villetta e dal menu architettura andiamo a selezionare muro per tre punti. Muro per tre punti mi permette di poter andare a tracciare quello che è la base della mia planimetria e costruire direttamente l'oggetto muro secondo le specifiche di spessore del muro rappresentato nel disegno. Prima di fare ciò, ovviamente dobbiamo definire sempre il solito asse di vista di riferimento. Quindi io vado a cliccare su menu vista, crea vista. E vado a dare gli assi delle viste. Per riferimento, per convenzione, io do questo punto in basso a sinistra della mia planimetria. Potrei anche metterlo qui, o di riferimento lo mettiamo qui. Andiamo nella proprietà di vista e andiamo a settare l'unità di misura in metri, perché questo disegno è stato già scalato in unità di misura in metri. Ovviamente, se dobbiamo appunto scalare eventualmente in disegno c'è dalla funzione CAD la possibilità di utilizzare la funzione scala, quindi selezionare tutto l'elemento vettoriale e fare scala di disegno se vogliamo appunto andare a scalare il nostro progetto. Fatto questo, procedo e vado sul menu architettura e vado sul muro per tre punti. Muro per tre punti mi dà la possibilità quindi di andare a prendere con l'aiuto dello snap che possono essere attivati col tasto destro qui da questo menu a tendina in basso a destra oppure anche dalle funzioni CAD classiche. Quindi vado qui su uno snap sul punto intersezione, vado su questo punto, vado a definire quella che è la lunghezza e la larghezza. In questo modo mi ha disegnato, vedete qui già mi ha disegnato quello che è la prima parete rispettando quello che è le caratteristiche del muro. Il consiglio è quello di rispettare sempre l'asse di vista e soprattutto anche la direzione di disegno. Infatti, se adesso vado a selezionare questo muro, vedete la freccia è rivolta verso l'alto, mentre questo muro è rivolto verso destra, quindi ha un orientamento diverso. Ovviamente, se seleziono, io posso andare a direttamente inverto direzione muro e quindi vado già a sistemarmi. Questo perché mi permetterà di avere sempre il riferimento del lato destro e sinistro del muro. Quindi mi aiuterà poi nella fase di texturizzazione poi degli oggetti. Così via, io vado a continuare poi quello che è il mio disegno. Quindi vado su architettura, muro per tre punti e quindi continuo a disegnare quelle che sono le caratteristiche di ogni singolo muro. Man mano che io vado ad aggiungere ogni elemento, vediamo che si unisce automaticamente alla mia parete precedente. Fatto questo, ovviamente il muro è un muro generico di mattoni. Questo sarà necessario dover andare, quindi andare sul muro e vedete, questo è un muro di 45. Ovviamente io devo rispettare sicuramente quello che è lo spessore, però poi posso andare a inserire quella che è la stratigrafia di riferimento per poter rappresentare in modo migliore quello che è il muro. Ad esempio, voglio aggiungere una finitura di 5 centimetri. Ok, mettiamo una finitura di isolamento. Vediamo un po', scriviamo finitura, ok, facciamo una ricerca intonaco, ok, va bene, ok, vedete il muro è rappresentato in questo modo. Ovviamente qui andrò nelle proprietà e non sarà più di 45 ma sarà di 40, in modo che io vada a rispettare quella che è la caratteristica generale del muro. Se io voglio andare a caratterizzare anche questo muro, vado nelle proprietà, vado copia formato,
e lo vado ad applicare anche al mio altro muro corrispondente. Vedete, man mano mi sta andando ad aggiungere le caratteristiche del mio muro. Ovviamente questo verso era opposto, quindi vado a cambiare il verso di direzione della mia parete. E man mano io posso quindi copiare le proprietà settate sugli altri muri e quindi andare a definire quelle che sono le proprietà uniche.